Buongiorno e buon caffè latte a tutti. Oggi è lunedì 27 di febbraio, buon inizio settimana. In studio con noi fra poco ci sarà Antonio Veneziano, delegato dalla presidenza della Croce Rossa Pugliese, con noi quest'oggi per parlare di una realtà, quella della Croce Rossa, presente sul nostro territorio e non solo, anche naturalmente lo sappiamo a livello internazionale da tantissimo, una storia lunga 150 anni fatta di sfide giornaliere, impegno e solidarietà. Ne parleremo fra pochissimo con Antonio. Saluto Davide Suriano, buongiorno Davide. Ciao Francesco, buongiorno a te, amici da casa, buon caffè latte a tutti, buon inizio di settimana naturalmente. Sempre, naturalmente, con Davide e tutta la redazione di News24.city vedremo a breve tutte le notizie della nostra rassegna stampa e sappiamo benissimo che dopo il weekend sono sempre tantissime. Viaggio alla scoperta dei siti più remoti e sconosciuti del territorio pugliese e lucano con il bravissimo e amico di caffè latte Lorenzo Scaraggi. Travel Break ci farà scoprire un nuovo luogo dal nostro territorio e poi in collegamento fra poco ci sarà con noi il professor Giacomo Fronzi, docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, autore e conduttore di Rai Radio 3. Dialogheremo con lui su diverse tematiche interessanti che non voglio però anticiparvi. Iniziamo subito al Almanacco del giorno, vediamolo insieme. Il nostro almanacco del giorno che ci aiuta sempre a scoprire curiosità e soprattutto a che ora sorge il sole. 6:33, David, quindi ora ti svegli con il giorno, sei contento? Che bellissimo svegliarsi con un po' di luce. Quando vieni a caffè latte, ti vedo più sorridente del solito. Invece a dicembre c'era ancora l'oscurità. Vero, ti sentivi un po' Batman quando uscivi di casa. Carichi, Meglio così, ti lascio la tua rassegna stampa, do il benvenuto invece quest'oggi a Antonio Veneziano, Croce Rossa Puglia. Buongiorno Antonio, ciao, come Francesco, stai? Ciao, bene, bene, ben trovato. Accomodati. Sì, eccoci. Bravo, qua. Mi piace che sei venuto con la giacca d'ordinanza. Sì, insomma, il nostro emblema. Che risolve già tante risposte mie praticamente. Di dove sei, Croce Rossa, che ruolo hai, presidente, che nome hai, Veneziano Antonio, e so anche il tuo gruppo sanguigno. Vabbè, sì, dai. Quello ci sta, naturalmente. E 150 anni e non sentirli. Di più. Non tu, naturalmente. Quanti sono, precisamente? Siamo già a 160 e passa. Vedi? Sì. Quindi siamo oltre i 150. Sì, 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 sì. E non sentirli, non e tu non naturalmente, sentirli, no. Perché tu ne hai un qualcuno in meno. Giusto qualcuno, giusto qualcuno. Ma parliamo di Croce Rossa quest'oggi. Quando hai iniziato tu e come ti sei avvicinato? Beh, io ormai vado per i 18 anni di Croce Rossa, ormai mi sono avvicinato... lavoravo a Roma, quindi ero lì a Roma per lavoro e mi sono scontrato con questa realtà dei senza fissa dimora e mi sono fatto alcune domande. Io cosa posso fare, come posso essere d'aiuto per queste persone che hanno bisogno? Così ho iniziato a informarmi e a conoscere questo mondo del volontariato e sono sempre stato attratto un po' da questo colore rosso, così mi sono avvicinato e da lì è iniziato questo diciamo fidanzamento e poi è diventato un matrimonio con Croce Rossa Italiana e ormai sono tanti anni che... Avete raggiunto la maggiore età, siete oltre 18 anni. Sì, io sì, io, però c'è gente che ne ha ancora molti di più di me e la cosa che...
piace dire sempre è che lo faccio sempre con lo spirito lo stesso del primo giorno. Ci sono state difficoltà sicuramente, lavorative, sicuramente tante difficoltà. Come capita sempre. Certo, però voglio dire, il colore rosso mi ha dato sempre la spinta di andare avanti, quindi questa è una cosa che auspico a tutti i volontari di Croce Rossa, di avere sempre la stessa passione, lo stesso amore del primo giorno che ci ha fatto conoscere questa realtà. Tra l'altro pensavo, Roma effettivamente, soprattutto anche qui al sud, Puglia, Basilicata, non siamo abituati ai grandi centri e a tante persone senza fissa dimora, perché nei piccoli paesi, nelle piccole città riescono le associazioni, l'associazionismo molto spesso a sopperire, sì, e a risolvere tanti problemi. Roma è una città, sì, immensa, sì, e questo problema è atavico. Assolutamente sì, in 18 anni tanti passi da gigante sono stati fatti, ovviamente nella gestione dei senza fissa dimora, e tanto si fa ancora, per cui insomma, io sono contento di essere arrivato qui dopo 18 anni e essere ancora un volontario di Croce Rossa. Lo suggeriresti a un tuo amico? Assolutamente sì. Non essere senza fissa dimora, entrare in Croce Rossa. No, assolutamente sì, assolutamente sì. Lo consiglierei, ma soprattutto lo accompagnerei nei primissimi momenti, no? Proprio nel conoscere questa realtà e diciamo, fare scoppiare questo amore a prima vista, ecco, chiamiamolo così, amore a prima vista. E certo, organizzazione di volontariato ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale. Noi sentiamo sempre parlare di Croce Rossa, ma molto spesso non sappiamo poi approfonditamente anche che cosa si fa nelle associazioni, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, e sappiamo benissimo che questo non sia un gran momento. No, non è un gran momento sicuramente. Croce Rossa sin da subito, ovviamente parliamo dell'ultimo conflitto in Ucraina, è stata presente all'interno, diciamo, del dispositivo di interventi umanitari per quanto riguarda appunto lo scoppio della guerra in Ucraina. Da allora mediamente due volte alla settimana si sono organizzati dei convogli che partono verso l'Ucraina e che portano ovviamente materiale di aiuto, kit di primo soccorso, viveri, medicinali. Da marzo del 2022 è aperto anche in Romania un centro di stoccaggio, un'app di stoccaggio, ovviamente per far fronte ovviamente alle esigenze. Croce Rossa italiana ha donato 27 ambulanze alla consorella ucraina proprio per diciamo, far fronte all'esigenza sanitaria sul posto e raggiungere luoghi remoti dell'Ucraina, dove ovviamente diventa, diciamo, l'azione di guerra. E dove anche le notizie molto spesso sono scarse, forse, rispetto alle capitali, sì, al capoluogo di provincia. Sempre, sì, sicuramente la guerra non è un bel argomento. E quindi Croce Rossa italiana da subito ovviamente è stata vicino alla consorella ucraina e, come, insomma, insieme alla federazione internazionale, per ovviamente portare quanti più aiuti umanitari possibili. Hai parlato di Croce Rossa italiana, però Croce Rossa anche noi come Puglia è direttamente, sì, o indirettamente coinvolta nelle vicissitudini di guerra? Allora, ringrazio innanzitutto la mia presidente regionale che mi ha delegato questa mattina, la dottoressa Ilaria Decimo, che saluto con un grandissimo abbraccio. E, sì, Croce Rossa Italiana Puglia è stata impegnata anche con l'utilizzo di volontari, quindi con l'invio di volontari nelle colonne mobili partendo per l'Ucraina, perché all'interno di Croce Rossa noi acquisiamo delle specializzazioni, certo, che possono essere soccorsi speciali, possono essere patenti, volontari con patenti superiori, per cui anche Croce Rossa Puglia ha contribuito e contribuisce ancora oggi a inviare ovviamente personale volontario per formare e portare aiuti qua in Ucraina. Croce Rossa Puglia è impegnata anche negli sbarchi, non ultimo quello della settimana scorsa a Taranto, di 600 immigrati su nave San Giusto, dispositivo importante in collaborazione con prefettura, con cabine di porto. Tra l'altro, perdonami se ti interrompo, però credo, Davide, ci siano anche notizie dalla rassegna stampa non felici quest'oggi, giusto? Sì, la rassegna stampa questa mattina è contraddistinta da quella che è stata un po' una tragedia sulla costa calabrese, in particolare a Crotone, tra poco ne parleremo.
ci sono morti, c'è una situazione molto particolare, delicata, tra un po' ne parliamo, però insomma è un tema che resta sempre molto attuale. Assolutamente sì, quindi ti lascio la tua rassegna e naturalmente molto spesso voi vi trovate anche in queste situazioni. Sì, assolutamente sì, quindi questa aggiungerei, questa è l'ennesima tragedia del mare, e, tragedia che ovviamente ci fa ricadere sempre in uno stato di angoscia per la perdita di vite, no? Diciamo di queste persone che lasciano il proprio paese in maniera, voglio dire, senza sapere ovviamente se ci sarà un futuro. Certo. Quindi questo è importante. Quindi Croce Rossa Puglia, sempre vicino, sbarchi che avvengono ovviamente anche nelle coste, diciamo, del sud Italia, quindi Santa Maria di Leuca, soprattutto nei mesi estivi, dove il mare, ovviamente, le condizioni marine permettono, sono, diciamo, migliori, sì, sono migliori, quindi favoriscono una più rapida avvicinamento alle coste pugliesi. E Croce Rossa Puglia c'è, ecco, Croce Rossa Puglia c'è, e, veniamo da un periodo in cui anche l'emergenza sanitaria del Covid-19 ha portato un impegno non indifferente, certo, per quanto riguarda Croce Rossa Puglia. E circa 1691 servizi sono stati svolti presso gli hub vaccinali in tutta la Puglia, considerando che siamo 26 comitati in Puglia, siamo 5204 volontari. 04 mi piace, sì. Salutiamo quindi, quelli 04. Sì. Quindi diciamo che alla fine è un esercito importante di, certo, volontari. Sono tantissime persone. Però mi chiedevo, naturalmente abbiamo parlato di emergenza migranti, emergenza Covid e via dicendo. In tempo di pace c'è un momento in cui non c'è tanto da fare? In quel momento la Croce Rossa che fa? Si organizza per i momenti di emergenza? Formazione dal punto di vista sanitario, formazione dal punto di vista di risposta alle emergenze, formazione per del sociale, quindi preparare i volontari ad affrontare sfide sociali, sfide sanitarie, sfide nell'emergenza, quindi un continuo formarsi all'interno dei nostri comitati proprio per far fronte a qualsiasi esigenza che dovesse nascere da lì a poco. Tant'è che tu per primo nei tuoi 18 anni di Croce Rossa ti sei formato, sei diventato anche tu a tua volta, sì, vabbè, formatore. Sì, siamo diventati ormai, diciamo, io sono un trainer TSSA, quindi diciamo sono TSSA è trasporto sanitario. Soccorso avanzato, sì, quindi abilitare i volontari a fare servizio in ambulanza, e da poco sono diventato anche formatore manovre salvavita, e in passato ho svolto anche il corso di OPS, di operatore polivalente salvamento in acqua. Giusto, sono peculiarità, immagino, che sei, per non farti mancare per non niente. Farmi mancare niente, sono peculiarità che credo si accumulino anche nel tempo, cioè sono dei corsi specifici. Sì Francesco, sono corsi specifici, ma poi soprattutto perché poi in Croce Rossa, ecco, lo dico sempre quando incontro i volontari del comitato, no? In Croce Rossa c'è spazio per tutti, cioè nel senso che all'interno di Croce Rossa poi uno sceglie le proprie attitudini, no? Se vuole fare sociale, se vuole fare emergenza, se vuole fare salute, se vuole fare diventare trainer, insomma c'è la possibilità di crescere. Quindi questa voglia di crescere, è chiaro, un po' stimola quello che è il volontario, no? Certo. Quindi questo stimolo, bellissimo. Perché lo avvicina stimolo, anche a quelle che sono le sue peculiarità. È chiaro, certo. E quindi no, sei sempre lì, ovviamente sempre sul fuoco, però è una cosa bella perché poi alla fine, una volta che cresci, la Croce Rossa ovviamente ti dà la possibilità di crescere. Croce Rossa, soprattutto anche Croce Rossa Puglia, perché la residente regionale crede molto fermamente nella formazione, per cui ovviamente a noi volontari e a noi presidenti di comitato non fa mancare mai il suo supporto ovviamente nella nostra crescita. Immagino, assolutamente, ho visto che hai anche un'agendina rossa, ve, sì, la fornisce Croce Rossa. O anche tu sei proprio attratto sempre da questo colore rosso. Ho detto prima, sono attratto dal colore rosso. Per fare pandan hai detto un'agendina la prendo rossa così. Ascolta, siccome Davide ogni tanto durante le nostre trasmissioni un attimino abbiamo qualche diverbio così, mi guarda male, se Davide o Stefano o soprattutto Stefania, che salutiamo, mi volesse fare un attentato, no, con un'oliva nel caffè latte qui dentro, come potrebbe intervenire l'ospite per salvarmi? Così lo facciamo vedere anche ai prossimi ospiti. Certo. Siccome tu mi hai appena detto di essere da poco formatore per manovre salvavita, facciamo vedere naturalmente. Allora, mani al collo, così, perché mi sto strangolando con l'oliva di Davide. Sì. Togli,
Sto tranquillo se mi piego in questa maniera, sì. 4 e 5, poi metto così. 1, 2, 3, 4 e 5. E io sputo via l'oliva. Sì. Se non è successo, continuare. Continuare, sì, continuare con questa manovra. Questa perfetto. È la manovra di Heimlich. CS. Naturalmente noi ci scherziamo, sì. Ma questa è una manovra serissima, assolutamente, importantissima, sì, che viene fatta per ostruire le vie respiratorie. Le vie aeree, sì. Molto spesso si mettono, che so, le dita in gola per tirare, invece è sbagliatissimo. Assolutamente no. Perché si rischia... Assolutamente no, sì. Si rischia il contrario. Di spingere oltre. Assolutamente sì. Davide, quindi puoi anche proseguire con l'oliva e con i tuoi pensieri malsani nei miei confronti. Adesso so anche come salvarti ora. Anche, o salvami tu o gli ospiti che verranno sapranno naturalmente come intervenire per salvarmi. Ci scherziamo su naturalmente, ma sono cose serissime, facciamo così. Davide, ti chiedo invece qualche sì. anticipazione dalla rassegna. Sì, anticipazione anche qui, naturalmente torniamo seri perché lo avevamo detto poco fa, sulle prime pagine si parla tanto di questa strage di migranti a Crotone, lo vediamo subito sul Corriere della Sera che apre così con questa foto notizia piuttosto eloquente, ma ce ne sono altre che vedremo tra poco nella seconda parte sugli altri quotidiani. Il barcone si spezza a 100 metri dalla riva, la strage dei migranti a Crotone, almeno 59 i morti e i dispersi, tanti i bambini, e una brutta vicenda sulla quale sono intervenuti naturalmente soccorritori e sono ancora in corso le operazioni di recupero. Sorpresa PD, c'è anche la politica in primo piano, lo vedremo tra poco. Vince Schlein, 1 milione di votanti per le primarie del Partito Democratico, la leader ora si cambia, faremo vera opposizione, una donna capo della segreteria, saremo un problema per la Meloni, queste le parole. Bonaccini intanto suo sfidante per le primarie e dato favorito inizialmente, ammette la sconfitta e poi dice lei più brava di me. Questi sono i temi principali che abbiamo trovato, che troveremo sui quotidiani. Si parla anche di guerra, si parla anche tanto di dei funerali di Maurizio Costanzo che si celebreranno oggi a Roma. Non sono mancate anche qui un po' di polemiche, tra poco lo vedremo, ne parleremo insieme. E poi naturalmente uno sguardo anche sui temi della nostra Puglia e anche poi tra poco parleremo, Francesco, di Una Voce per San Marino, Festival Canoro di San Marino, in cui una band ha vinto e in questa band c'è un pugliese, ma ne parliamo tra poco. Perfetto, grazie Davide, come sempre puntuale con la rassegna, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi. La TV cambia. Telesveva cambia il modo di guardare la TV con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80. Musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione.
Eccoci sempre in diretta con Caffè Latte, canale 18 di Telesveva in onda in Puglia e Basilicata in questo momento, e poi sempre, lo sapete, siamo in live streaming su YouTube e su Facebook in questo momento, quindi Antonio poi ti puoi rivedere anche su YouTube appena vai via, così vedi questo colore rosso e soprattutto l'agenda rossa, sì, l'agenda in tinta per la Croce Rossa. Croce Rossa potrebbe pensare di farne una serie, e fai da designer, potrebbe essere forse lo fa. Una buona idea. Vedo in collegamento invece quest'oggi, iniziamo e saluto naturalmente due settimane con l'Istituto Basile Caramia Gigante di Locorotondo Albero Bello. Oggi è in collegamento con noi Christel. Christel, buongiorno. Tu sei nell'istituto di dove? Di Locorotondo o Albero Bello? Sì, dalla sede di Locorotondo. Dalla sede di Locorotondo. Buongiorno a te, come stai? Buongiorno, tutto a posto, voi? Tutto bene, vedo che sei passata dalla parrucchiera ultimamente perché hai una frangetta perfetta. Sì, ti stupirò, me la taglio da sola. Ma davvero? Allora brava, complimenti. Ottimo taglio. Di che parola ci parli quest'oggi, Christel? La parola del giorno che vi propongo è sorogale. Parola, una parola particolare, potrebbe... ascoltiamola. Sì. Una parola che potrebbe sembrare cacofonica, un po' strana a pronunciarsi. La sua etimologia viene dal latino soror, di sorella, proprio delle sorelle. È una parola che mi piace molto perché per la prima volta i gesti tra sorelle, che possono essere sia di sangue che di anima, hanno un nome. Si tratta praticamente dell'equivalente al femminile di fraterno. È una parola che mi fa pensare all'amicizia, al legame forte e all'affetto tra due sorelle. Questo termine è certamente legato ad D'Annunzio, che cita questo termine appunto in molte sue opere. E il suffisso ale, di sororale, elegante e ricercato, è peraltro tipico del poeta. Infatti adesso vi leggo una frase. Fra tutti gli amori della terra, quello sororale mi era sempre parso il più alto e il più consolante, afferma Tullio, il protagonista del romanzo L'Innocente, che, ripensando a sua sorella Costanza, gli ha lasciato nel cuore un rimpianto senza fine. In uno dei suoi libri più belli, dal titolo Lo scrittore fantasma, Philip Roth definisce Anna Frank una donna dolce e sororale, e se la immagina scampata al massacro e fuggita in America. Nel secolo scorso sono diverse le attestazioni circa l'uso di questo vocabolo. A partire dagli anni 50 la parola si affaccia anche nell'ambito della sociologia e dell'etnologia. Viene introdotta l'espressione poliginia sororale per indicare il costume o l'obbligo di, presente in alcune culture, di sposare la sorella della moglie dopo la sua morte o per la sua provata infertilità. E voi avete mai dato un abbraccio sororale? Io sì, naturalmente, perché ho una sorella, quindi non vedo l'ora di abbracciare sempre mia sorella, però ti dico brava perché ci hai trovato un termine che molto spesso non viene assolutamente utilizzato in italiano, credo che... Davide, tu lo conoscevi? Io devo dire che... Lo conoscevo appena, nel senso che... Lo conoscevo idem appena... Non ricordavo il significato, sì. Però il suo fratello, facciamo così, fraterno, è molto più utilizzato e famoso, quindi da oggi, naturalmente, anche grazie a Christel, invece di dire amore fraterno fra due sorelle potremmo dire amore sororale. Christel, grazie. Tu hai una sorella? Sì, sì, più grande. Da oggi naturalmente dovrai utilizzare, esatto, solo amore, sì, sororale. Salutaci allora anche tua sorella, vuoi salutarla tu? Sì, probabilmente mi starà guardando, quindi ciao Sara. probabilmente metti che si sta sbrigando, è andata, sì, in bagno un secondo, si è persa sororale, ma sicuramente non sarà così. Christel, buona giornata, buono studio. Che cosa hai alla prima ora? Alla prima ora del lunedì la professoressa D'Arconzo, italiano. Va bene, salutiamo la professoressa e buon italiano, facciamo così, soprattutto buona settimana dato che è lunedì. Ciao Christel, buona giornata. Grazie anche a voi.
Avrei voluto tagliarmi anche io i capelli, così anche tu, credo, quando ce li avevo. Sì, sicuramente, qualche anno fa. Qualche decennio fa, aggiungerei, ma va bene così. Davide, iniziamo pure con la rassegna stampa. Sì, proseguiamo con i temi che vi ho già anticipato nella prima parte. Andiamo su Repubblica, la strage di donne e bambini, inevitabilmente il titolo principale, con questa fotonotizia ancora più eloquente, più drammatica di quella che abbiamo visto precedentemente su Corriere. Partiti da naufragano poi nel mare di Crotone, 59 corpi recuperati, ancora decine di dispersi, e una sorpresa di nome Ellie. Invece, per quanto riguarda il voto delle primarie del PD, il centro-nord e le grandi città fanno volare la Schlein, saremo il partito dei diritti, un problema per Meloni, ed è la prima volta in una donna alla guida della sinistra, in questo caso del Partito Democratico. 1.300.000 gli elettori che si sono messi in fila ieri ai gazebo per testimoniare che l'opposizione è viva, scrive Repubblica. Si apre ora una nuova fase. Occhetto, Achille Occhetto, ex senatore della Repubblica Italiana, nonché ultimo segretario del Partito Comunista, ha detto: è entrata finalmente aria nuova, ora fondere utopia e pragmatismo. Questi sono alcuni dei commenti che già arrivano dopo questa vittoria appunto di Ellie Schlein. Andiamo su La Stampa, anche qui la strage degli innocenti, un'altra foto, questa ancora più forte, e ci sono dei pixel naturalmente intorno a un corpo, inevitabilmente, che vediamo in questa foto principale che ci propone la Stampa. Il carico residuale, lo schiaffo ai diritti, quei bambini straziati sono le varie approfondimenti che troviamo sul quotidiano piemontese, e poi naturalmente spazio al PD e quindi alla politica con Schlein, valanga il PD che volta pagina. Direi di chiudere qua, intanto vediamo anche un altro tema a fondo pagina, l'ultima vanità, un selfie con Maria, che è quello un po' che abbiamo visto in queste ore anche sui social, perché si è raccontato di quei momenti all'interno della Camera Ardente per dare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, e naturalmente tantissime persone hanno stretto mano a Maria De Filippi, hanno dato condoglianze, qualcuno, Francesco, ha chiesto anche dei selfie, e Maria De Filippi in realtà non si è sottratta, ma questo ha fatto molto discutere. Non so come commentarlo, non ho idea di commentarlo, perché comunque in un momento di dolore per una persona io non mi sognerei mai di chiedere un selfie per delicatezza e discreto, e credo chiunque dovrebbe farlo, però ci troviamo ad affrontare, forse anche la TV o il tipo di trasmissioni, non so, creano delle distorsioni che poi si tramutano in una realtà che diventa forse virtuale, non lo so, la gente pensa forse che sia virtuale, però poi è vita vissuta, cioè vedere una persona nel momento di dolore e chiederle un selfie credo che non sia commentabile. Antonio, dal tuo sguardo credo che la pensi, sì, la possa pensare come me. Sono senza parole. Va bene così. Davide? Sì, vabbè, naturalmente anche io, diciamo, commento in maniera in realtà molto neutrale, però sicuramente avrei evitato, ecco, personalmente avrei ovviamente evitato davanti a Maria De Filippi di chiedere un selfie con alle spalle il feretro del marito. Sembra che non ci sia quasi un limite, si valichi sì. Sempre un limite, che sì. È quello anche della decenza più che del sì. Rispetto in una situazione del genere. È vero, assolutamente vero, e poi di questo argomento ne parleremo anche sotto un altro aspetto più tardi. Oggi è una puntata ricca di sorprese, Francesco, ma andiamo avanti, facciamo così. Lascio fare a te, non vedo l'ora, stupiscimi. Il mattino... Non con l'oliva nelle cappellate, no, quella diciamo, adesso te l'aspetti, devo sì. Mercoledì torno devi io. Sperimentare un'altra idea. Va bene. Il mattino, dov'è l'Europa? Domanda provocatoria del quotidiano campano. Strage di migranti in mare a Crotone, 59 morti, di cui 14 minori, decine di dispersi. Mattarella, l'Unione Europea governi questo fenomeno, e Meloni dice stop ai trafficanti. Dolore anche del Papa, c'è anche spazio al tema del PD, e c'è anche spazio naturalmente allo sport, perché il Napoli
vince ancora e va a più 18 sull'Inter, che nel frattempo perde a Bologna. Il Milan aggancia i nerazzurri al secondo posto, e adesso diciamo più 18 punti, veramente lo scudetto per il Napoli è ad un passo, ma non diciamolo così napoletani perché sono scaramantici, lo sappiamo, naturalmente non ci permettiamo di... Saranno tutti naturalmente a fare corna e bicorna. Esatto, sotto al tavolo. Osimhen manifesta superiorità, attaccante che segna davvero con una costanza incredibile, e arriva anche una torta, Francesco, dedicata. Bravo che l'hai trovata, Osimhen, perché l'avevo vista e mi ha fatto molto ridere. Una torta speciale, sì, col cacao, granella gialla, la mascherina sul bordo. Questa è la torta Osimhen, un'idea che è venuta a un pasticcere di Marianella. La fantasia dei napoletani credo sia, e la creatività siano i migliori in questo nel mondo, non in Italia. Fa veramente tanto ridere la torta Osimhen. Io appena l'ho vista questa mattina me la sono salvata. Hai fatto benissimo. A parte che farmi venire fame, perché devo dire che è molto invitante. Sì, è a base cioccolato e quindi sì, è la mia preferita, esatto. Non so voi. Sono d'accordo. E adesso andiamo invece sulla Gazzetta del Mezzogiorno per chiudere il giro sui nostri quotidiani. La strage dei migranti, anche qui con un'altra fotografia drammatica, naturalmente, che fotografa questi istanti di tragedia. Decine di morti nello Ionio, poi PD e Lichtlein nuova segretaria, c'è un partito ora da ricostruire, leggiamo. E poi alcuni temi che riguardano naturalmente la nostra Puglia, c'è lo sport col Bari che sogna la Serie A, Napoli che vede lo scudetto, il Bari naturalmente è al terzo posto a meno 3 dalla promozione diretta. E poi c'è il tema, innanzitutto c'è Tom Cruise a Bari, ci dice la Gazzetta del Mezzogiorno, missione top secret per un film, vedremo di scoprire qualcosa di più. E poi il boss foggiano evaso a Nuoro, questa è una vicenda che tiene un po' col fiato sospeso procura e giustizia, perché sono stati aperti due filoni di indagine. Il boss foggiano scappato, molto pericoloso, scappato da Nuoro, che è un carcere dove c'è un carcere di massima sicurezza, è riuscito a calarsi nel modo forse più come posso dire, sì, in realtà con una metodologia che vediamo nei film, forse sì, anche nei cartoni animati, in tante circostanze, delle lenzuola, carcere di massima sicurezza, sì, lenzuola avvinghiate, esatto, uno non se l'aspetta, diciamo. Si è lanciato, si è dato la fuga e si è aperto appunto un'indagine, in realtà una doppia indagine, e lo abbiamo letto anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, perché innanzitutto c'è da dire che Marco Raduano è il boss, naturalmente, di cui stiamo parlando, 39 anni, potrebbe aver studiato ogni dettaglio, cioè carenza di personale all'interno del carcere, gli orari con cui si muovevano naturalmente i membri del personale. Si dice anche, ma questo è tutto da accertare, che avesse anche a disposizione le chiavi del cortile per uscire, ok? Quindi insomma una serie di situazioni che hanno ovviamente aiutato il boss nella sua fuga, e si indaga anche per scoprire se magari ci sono anche come dire, delle persone che lo hanno aiutato, qualcuno quindi, che può aver aiutato, sicuramente sì, seguiremo naturalmente le vicende, ci renderemo conto. Invece leggevo del Bari, Davide, ti volevo chiedere, sì, tra l'altro stasera c'è Chiacchiere da Bari, sì, mi raccomando, sì, seguitelo assolutamente. E, no, ti volevo chiedere com'è la formula, chi è che sale in maniera diretta quest'anno? Allora le prime due salgono in maniera diretta, ok, e gli altri playoff, c'è il Frosinone al primo posto, c'è il Genoa al momento che va al secondo posto, c'è la promozione diretta dal terzo fino, non ricordo bene adesso se fino all'ottavo, adesso un attimo devo ricordare, però insomma ci sono i playoff. Va bene, sicuramente in Chiacchiere da Bari questa sera saprete tutto quanto, però invece per Bari c'era, esatto, Brescia, Luca Guerra, che salutiamo Luca Guerra. Cosa è successo? È successo che Luca Guerra è stato come dire vittima di un brutto episodio, dove lui però ha risposto in maniera egregia. Siamo all'esterno dello stadio di Brescia, naturalmente nel pre-partita di Brescia-Bari. Luca Guerra sta presentando il match dei Galletti, ma vediamo il video che forse adesso rende di più. Capiamo meglio, sì. Account anche Instagram. Andiamo a raccontare. Eh? Sì, sono italiano. Deficiente. Scusate, purtroppo, vedete, il razzismo territoriale
fa parte ancora della testa di qualcuno nel 2023, ragazzi. 2023. Verrebbe voglia di tornare a casa. Davvero, dobbiamo essere seri, perché se qualche deficiente, lo sdoganiamo il termine, ci chiede: siete di Bari, siete italiani, in tribuna. Vabbè, andiamo oltre questi deficienti, che purtroppo non vi abbiamo mostrato, ma sarebbe stato un attimo di notorietà per un ebete, un poveraccio. Andiamo oltre, formazioni, Brescia. Luca ha ripreso naturalmente la diretta, dopo averlo aver richiamato, ha continuato in maniera professionale, ha risposto in maniera egregia dal mio punto di vista, ma in realtà è stato molto apprezzato ed è uscito anche su molti quotidiani, tra cui il Corriere della Sera. Luca Guerra, giornalista del Bari, vittima di razzismo a Brescia, sei italiano? La risposta naturalmente è stata quella che avete sentito, è successo all'esterno del Rigamonti. Allora, insomma, qualcuno può pensare che Luca abbia risposto stizzito, però Luca, che è una persona molto preparata, è un professionista egregio e di alto livello, ha usato tre volte il termine deficiente, che viene dal latino deficere, ovvero mancare. Giustamente lui diceva al tifoso del Brescia: manchi di geografia, non era preparato in geografia, non sapeva sicuramente che Bari fa parte dell'Italia. Anzi, mandiamo un grande abbraccio al tifoso del Brescia, perché naturalmente non era al corrente di questo e ci spiace di questo. Love per te, naturalmente, tanto amore. Davide, proseguiamo pure. Proseguiamo dopo questo, perché adesso vediamo un attimo in Puglia come è andata la vicenda che riguarda le primarie del Partito Democratico, perché in Puglia ha vinto Bonaccini in realtà, ma senza sfondare. La Schlein era prima già nelle province di Brindisi e Taranto. In 80.000 hanno votato in regione, Milano De Caro hanno tenuto ma la prossima segreteria. Dem ha conquistato quasi 40.000 voti. Questo è un po' il punto per quanto riguarda la politica, che adesso mettiamo da parte. Nel frattempo, sì, scusami se ti interrompo, anche un problemino forse per i Dem pugliesi, perché comunque loro alla fine portavano, così come sì, anche l'endorsement di De Caro due giorni fa a favore di Bonaccini, però poi il trend italiano è totalmente a favore di Schlein. Sì, assolutamente sì. In realtà non dobbiamo temere, se dal mio punto di vista, una frattura all'interno del Partito Democratico, perché ce ne sono già tante, promesso, sono già quella tante, sulle altre. Ma tutti hanno promesso, insomma, che al di là del risultato avrebbero sostenuto il nuovo segretario / segretaria del partito. Hanno sostenuto il proprio candidato, però insomma il vincitore sarà il segretario di tutti e tutti quanti seguiranno quel segretario. Questi sono i commenti che comunque tutti quanti hanno fornito anche prima dei risultati. Ci aspettiamo un PD unito, naturalmente, per quanto riguarda l'opposizione. Procediamo, parliamo di cronaca, perché nei giorni scorsi anche su Telesveva abbiamo parlato di Polignano a Mare, di ricerche in mare, di un adulto ed un bambino presumibilmente scomparsi al largo delle acque di Polignano, su indicazione di un passante che avrebbe visto appunto due persone, tra cui un bambino, ad entrarsi in acqua lasciando anche gli indumenti sulla spiaggia. Le ricerche dopo un paio di giorni, Francesco, sono state interrotte a Polignano a Mare. Perché sono state interrotte? Perché mancano denunce di scomparsa. Di conseguenza, dopo ricerche che non hanno dato esito, sempre approfondite con Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine, si è attesa anche la denuncia da parte di qualcuno, dei familiari, insomma, di queste persone, di questo bambino, ma non c'è stata alcuna denuncia, per cui le ricerche al momento sono ferme. Non si esclude che non ci sia nessuno da cercare. Perfetto, grazie Davide. Ci fermiamo qualche secondo, restate con noi, fra pochissimo ancora con Antonio Veneziano, Travel Break, e poi avremo in collegamento Giacomo Fronzi, restate con noi.
La TV cambia. Telesveva cambia il modo di guardare la TV, con tanti nuovi servizi e la puntualità di sempre. Se possiedi una Smart TV, apri il pannello con le nuove opportunità di fruizione del nostro canale. Ti basterà puntare la freccia in alto. Puoi ricevere in alta definizione tutti i servizi del telegiornale e del TG Sport, tutte le nostre trasmissioni e la sintesi delle partite della tua squadra del cuore. L'informazione H24 targata News24.city e la nuovissima radiovisione di Love FM e di Ritmo 80. Musica per i tuoi occhi. E per la prima volta con la sezione gaming puoi provare a sfidarci. Telesveva è sul canale 18. Telesveva, la tua TV in nuova visione. Del mattino con caffellate, con l'agenda rossa di nostro Antonio Veneziano che ce l'ha qui davanti sempre con lui, con Davide. Fra poco vedremo le altre notizie, invece facciamo un viaggio. Da quanto tempo non viaggi, Antonio? Anche se tu viaggi tanto anche all'interno della nostra Puglia, giusto? Sì, assolutamente sì. Fra Brindisi, Taranto, Andria, Ostuni, Stuni, casa insomma, tua. Insomma, quindi sì, viaggio parecchio in Puglia, ecco. Perfetto, allora nei tuoi viaggi, siccome noi abbiamo Lorenzo Scaraggi che ama andare a scovare i posti più belli della nostra, del nostro territorio, del sud in generale. E ce ne sono. Tantissimi, molto spesso sconosciuti, ogni settimana ce ne regala uno. Vediamolo, Travel Break, Lorenzo Scaraggi. Guardarli da lontano, quando arrivi a Pietragalla, sembra quasi di essere giunti in un luogo di fantasia. E invece l'unica fantasia fu la scintilla di genio contadino che diede vita alla loro forma e alla loro posizione. Qui li chiamano palmenti, frutto della necessità e dell'ingegno dei tempi remoti. Ingegno che durante la vendemmia si chiedeva come si potesse pigiare l'uva e far maturare il mosto in un luogo con una temperatura costante e superiore ai 20 gradi. Fu così che nacquero i palmenti, scavati nella roccia, isolante termico naturale. La conquista del calore si ebbe orientando i palmenti verso sud, sud-est. Sentinelle immobili che guardano tutte nella stessa direzione, i palmenti custodivano al loro interno un sistema di vasche. Nella vasca più superficiale l'uva trovava la sua fine, pigiata per diventare mosto. Nelle vasche più profonde era la temperatura calda e costante ad accompagnarla nel suo destino di nettare. Sono 50 anni che nella dura pietra dei palmenti non scorre più il succo delle vigne, eppure la memoria di certi luoghi è un segreto che, come il vino, migliora invecchiando.
I nostri complimenti come sempre a Lorenzo Scaraggi, i palmenti di Pietragala sono magnifici, tu non li conoscevi? Assolutamente no. Io li conoscevo ma non li ho ancora visti dal vivo, poi tra l'altro nonostante siano, abbiamo visto anche disabitati, molti sì. Vengono tenuti in maniera perfetta e quindi andateli a visitare perché sono meravigliosi. Davide, abbiamo la gita da fare nel prossimo weekend. È un posto bellissimo, veramente la Basilicata c'era dei posti veramente molto caratteristici. Ci andiamo, ti porto in moto, ok? Vabbè, così andiamo insieme, però l'oliva la porto io. Esatto, no, non la porto. Chissà. Lì dentro un palmento così non ti trova nessuno, naturalmente. Rassegna notizie? Sì, una notizia, la leggiamo insieme perché si è tenuto a San Marino Una Voce per San Marino, che è un festival della canzone del piccolo stato, e a vincere è stata una band che si chiama Picket Jacks, una band toscana, e tra questi c'è un pugliese, un andriese in realtà, Marco Sgaramella. Ma anche è lui il pugliese. Come? C'è Albano nella Albano era tra nella giuria, era ah, ok. Pensavo fosse il giovane pugliese. No, Albano guidava la giuria di esperti di questo contest canoro, e a vincere sono i Picket Jacks. C'è un pugliese, Marco Sgaramella, che è nativo di Andria, e quindi i Picket Jacks, quindi anche Marco, voleranno all'Eurovision di Liverpool che si terrà a maggio. Un bellissimo risultato a sorpresa per la band toscana, che in passato ha vinto anche Sanremo Rock. Bravo Marco, bravi ragazzi, naturalmente sentiremo Marco, vedremo di portarlo anche qui in studio, anche se è un rocker, quindi non so se si svegli alle 7:30 del mattino come me, come te Antonio. No, non lo so, sì. Un attimino difficile. Lo buttiamo giù dal letto, dai. Lo buttiamo giù dal letto, naturalmente. Invece vedo in collegamento invece con noi quest'oggi Giacomo Fronzi, insegna estetica e filosofia all'Università di Studi di Bari Aldo Moro. Buongiorno Giacomo, come stai? Voi? Bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene, ti abbiamo svegliato presto, hai una casa meravigliosa, sei a casa? Sì, sono a casa, sì. Noi al sud amiamo, sai benissimo, far vedere la casa, il soggiorno e via dicendo, quindi mi piace fare i complimenti anche a chi ha un bello sfondo. Grazie. Come procede la puntata quest'oggi? Direi benissimo, il nostro lunedì è partito abbastanza bene, che ne pensi Antonio? Sicuramente sì. Da te com'è? Hai già fatto colazione? Sei pronto per andare a lavoro? Sì. Fatto colazione, prontissimo, una giornata piuttosto intensa, poi la settimana sarà intensa, domani riprendiamo le lezioni del secondo semestre, quindi insomma una settimana bella, bella piena, si inizia forte quest'oggi. Allora, spieghiamo alle persone a casa, naturalmente, dicevo, tu sei laureato in filosofia, in musicologia a Venezia, diplomato in pianoforte, dottore di ricerca in etica e antropologia filosofica, però mi preme spiegare anche alle persone che ci seguono, sei insegnante di estetica e filosofia dell'estetica, di cosa si parla nei tuoi corsi di studi? Beh, dunque, noi abbiamo a che fare sempre, quotidianamente, con quelle che chiamiamo categorie estetiche, diciamo il bello e il brutto, per individuare proprio le due più utilizzate, più diffuse anche nel nostro lessico. Ecco, queste idee, soprattutto l'idea estetica di bellezza, ha una lunghissima storia, non soltanto a livello di canone estetico, diciamo così, ma proprio di concetto, di idea. E diciamo che l'estetica si concentra su molti aspetti, ma diciamo a partire da questo, cioè dalla storia dell'idea di bellezza e delle cosiddette idee estetiche, che sono tante le categorie estetiche: bellezza, immaginazione, creatività, creazione, forma, sublime. L'estetica si occupa di questo dal punto di vista filosofico. Poi è chiaro che nel corso dei secoli chi si è occupato di queste cose inevitabilmente ha incrociato l'arte, perché bellezza e arte in realtà non sono state coincidenti fin dall'inizio. Dall'inizio intendo il pensiero greco antico tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Da un certo punto in poi la bellezza verrà individuata in particolare in quella forma espressiva che è l'arte, e quindi l'estetica inizia a, diciamo, a precisarsi un po' di più come teoria dell'arte o filosofia dell'arte, fino a poi ad arrivare nel Novecento, soprattutto negli ultimi decenni, a incrociare altre discipline, perché per un motivo semplicissimo:
La filosofia ha seguito la bellezza all'interno del perimetro dell'arte, ma con le avanguardie dell'inizio del Novecento la bellezza è uscita fuori da quel perimetro, e quindi l'estetica è come se avesse seguito la bellezza negli altri itinerari che la bellezza ha iniziato a percorrere, a seguire, quindi anche la vita quotidiana, ma non solo, il design, l'architettura, la moda, insomma le neuroscienze, sono tanti i settori nei quali la filosofia da questo specifico punto di vista ha iniziato a guardare alla bellezza e altre categorie estetiche. E negli anni 20, secondo te, negli anni 20, quelli che stiamo vivendo, bellezza e arte vanno ancora di pari passo o molto spesso si allontanano? Nei nostri anni 20 del terzo millennio? Sì. Ma diciamo che oggi l'arte ha davvero moltissimi volti, quindi c'è quell'arte contemporanea che ancora predilige altre vie alternative alla bellezza, è un'arte che non vuole piacere perché è bella, ma vuole essere interessante o vuole essere, come dire, una sorta di stimolo anche critico nei confronti della realtà sociale e politica. C'è molta arte che è tornata a essere politicamente e civilmente impegnata, anche sul fronte ad esempio della tutela ambientale. Si parla di ecoestetica, di arte ecologica, quindi diciamo che è difficile tornare a quella perfetta sovrapponibilità, diciamo così, tra bellezza e arte, ma perché l'arte assume, come dicevo, si presenta sotto molte forme anche diverse, non soltanto poi l'arte figurativa in senso tradizionale, ma anche installazioni, performance, sono molte le modalità con le quali l'arte si dà oggi, e quindi resta ancora oggi un rapporto, una relazione complicata. Allora, tu prima sei laureato in filosofia a Lecce, sei pugliese come noi, però alle tue spalle scorgiamo un piano, sei anche, hai fatto musicologia a Venezia e sei diplomato in pianoforte. Le consideri le due facce di una stessa medaglia, musica e filosofia, o sono distinte? Sono, almeno per me lo sono sicuramente, non soltanto per me lo sono state. Io ho iniziato prima a studiare musica, in particolare mio papà mi ha insegnato le sorelline note prima delle lettere dell'alfabeto, avrò avuto 4 anni e mezzo, qualcosa del genere. Quindi le prime cose che io ho sentito, a parte le parole dei miei genitori, sono state le note in casa mia, i suoni emessi dal pianoforte o dagli altoparlanti. E quindi è stato molto naturale per me continuare a studiare il pianoforte nel corso degli anni, e poi quando ho dovuto scegliere il corso di laurea ho scelto filosofia perché sapevo che l'avrei potuto fare, volevo incrociare i due sentieri, ed è quello che effettivamente poi ho fatto e lo faccio per professione, e questo ovviamente mi rende particolarmente felice. A proposito di professione... No, dico, a proposito di professione, la passione per entrambe poi ti ha portato anche ad una collaborazione con Rai Radio 3. Di cosa parli quando sei uno speaker? Dunque, con Rai Radio 3 il rapporto è iniziato circa 10 anni fa. In realtà ho iniziato, come in questo caso, come ospite. Mi chiamarono per parlare di un mio libro, Electro Sound, un libro sulla storia e l'estetica della musica elettroacustica, che era uscito quell'anno lì, nel 2013. Poi la cosa è andata bene e quindi mi hanno proposto di fare delle cose insieme a loro. Ho fatto un programma che purtroppo adesso non è più in onda, che si chiamava Wiki Music, era molto interessante, ci sono comunque tutti i podcast online. Wiki Music, una specie di accadde oggi, noi individuavamo una data di nascita o di morte di un compositore, di un direttore d'orchestra, di un pianista, di un violinista, oppure la data della prima esecuzione pubblica, non lo so, di un'opera, e noi costruivamo mezz'ora di puntata su quel fatto, su quella figura, mezz'ora parlato e musica.
Mentre da alcuni mesi a questa parte conduco invece in diretta un programma che è il programma storico della prima serata di Rai Radio 3, che è Radio 3 Suite, un programma piuttosto lungo, va in onda ogni giorno dalle 20 a mezzanotte, il sabato inizia anche un po' prima, ed è un programma nel quale trasmettiamo generalmente uno o due concerti, ma poi ci sono molte rubriche dedicate ai libri, ai dischi, al teatro, all'arte, alla danza. Quindi è un programma appunto diversificato, ecco, al proprio interno, particolarmente dinamico, molto bello, a me piace moltissimo fare radio. In bocca al lupo naturalmente per l'esperienza Rai Radio 3, però parliamo adesso anche di altro, perché tu fai mille cose e quindi le dobbiamo naturalmente elencare tutte quante. Percorsi musicali del Novecento, il tuo ultimo libro, lo vediamo, come è venuto fuori? Ma è venuto fuori in parte dall'esperienza appunto di Wikimusic, perché appunto per fare quel programma mi ero imbattuto in diverse figure del Novecento musicale che avevo approfondito, e parlandone con il direttore editoriale di Carocci, Gianluca Mori, abbiamo pensato di creare una costellazione, diciamo così, di compositori e compositrici del Novecento, ma anche compositori viventi, quindi del terzo millennio, da raccontare. Quindi un libro nel quale parlo di 24 figure importanti dall'inizio del Novecento fino ai giorni nostri, importanti per la musica cosiddetta classica, però sono raccontati in modo accessibile, e questa è stata la nostra sfida, cercare di raccontare la musica contemporanea, che è qualcosa dalla quale spesso ci si tiene lontanissimi perché la si trova difficile, incomprensibile, brutta, a proposito di categorie estetiche. E a volte può anche essere, lo confesso, non tutta la musica contemporanea è bella per come intendiamo noi generalmente una musica che possa definirsi bella, però è importante e fondamentale capire, io credo, comprendere. Poi magari si resta lontani allo stesso modo da quel tipo di musica, però magari si è fatto un passo in avanti verso la comprensione di quella musica. Quindi nel libro si troveranno figure, diciamo, storiche come Boulez, Schoenberg, ma anche figure meno note, Takemitsu, Arvo Pärt, o figure eccentriche come Piazzolla o Zappa, o Frank Zappa, che sicuramente in un manuale canonico di musica classica del mondo non si troverebbe. Quindi è un percorso ricco, io credo dinamico, e per quello che mi è stato detto finora anche avvincente. Giacomo, in bocca al lupo naturalmente per tutto quanto, per il tuo libro, per la trasmissione su Rai Radio 3 e naturalmente per le tue esperienze in università. Alla prossima, ti aspettiamo in studio. Verrò volentieri, grazie, buona giornata. Buona giornata a te. Grazie. Fa troppe cose, cioè avevamo bisogno di altri 20 minuti con Giacomo Fronzi e quindi naturalmente abbiamo bisogno di una puntata anche qui a Caffè Latte come con Antonio. Davide, ti chiedo in chiusura, sì, se abbiamo qualche ultima news. Un'altra, perché la Puglia domina anche negli hamburger. Ah, così, siamo, diciamo, contenti. Vediamo sul Corriere che migliore hamburger gourmet d'Italia 2023, c'è stata questa sfida fra professionisti, sei in particolare dei panini, si sono sfidati a Rimini durante la Burger Battle, bellissima la Burger Battle, famiglia e fame, una gara all'ultimo morso, è bella questa anche questa, e che ha incoronato il barese Rocco Camasta, che è, diciamo, un ragazzo di Modugno, in particolare dell'hamburgeria Steakhouse The Butcher, in provincia di Bari, e insomma l'hamburger di questa realtà barese ha vinto. Bravo Rocco, orgoglio pugliese, ti veniamo a trovare sicuramente, non all'orario di Caffè Latte, no, perché l'hamburger no, alle 8:30 no, del mattino si mette qui, come si suol dire, sì, ma vedremo in altri momenti. Antonio, grazie per essere stato con noi. Prima di andare via però ti voglio chiedere, come avvicinarsi a Croce Rossa? Croce Rossa, diciamo che mediamente due volte all'anno, almeno parlo della realtà, diciamo, Andria, dove tu naturalmente sei presidente, però sì, anche a livello regionale, in ogni sì, sede. In ogni sede ci sono dei corsi di accesso ai volontari di Croce Rossa. L'alternativa a andare in sede è quella di iscriversi su un portale Gaia, quindi andare su gaia.cri.it, dove si possono ovviamente lasciare le
adesioni per essere poi ricontattati nel corso per i corsi di accesso. Quindi diciamo che mediamente due volte all'anno in comitati, diciamo, di Regione Puglia vengono attivati dei corsi per accesso dei Perfetto. Volontari. Perfetto, gaia.cri.it se volete naturalmente avere o provare anche un'esperienza con Croce Rossa, giusto? Ti aspettiamo. Grazie Antonio per essere stato con noi. Grazie. Ci vediamo te, presto, io, tu e la tua agendina pandan con la tua maglia di colore rosso. Noi naturalmente ci vediamo domani come sempre 7:30 del mattino con Caffè Latte, ma prima c'è sempre la slide satirica del giorno, Davide. In riferimento al tema della politica. Naturalmente. No, lo leggiamo: insieme a scarsa affluenza di elettori alle primarie del PD non lo votano neanche quando il voto. Ringraziamo Badu e Kotiomkin per questa bella slide di quest'oggi. Noi ci vediamo domani 7:30 con Caffè Latte. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e soprattutto una buona settimana. A domani.